La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Utri, condannato solo Bagarella. Verdetto ribaltato, la sentenza riscrive l'inchiesta di Palermo sul dialogo segreto accogliendo la tesi degli ex ufficiali dell'arma che avevano sempre ammesso di aver intrattenuto un dialogo segreto con Ciancimino ma solo per arrivare alla cattura di Riina. L'ex senatore di Forza Italia riconosciuto estraneo alla vicenda. Il boss Leo Luca Bagarella condannato perché minacciò il governo Berlusconi, ma nel 1993 invece non si avviò nessuno scambio con i vertici dello Stato. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo demolisce la sentenza di primo grado del processo, trattativa Stato-mafia. Arriva l'assoluzione per l'ex senatore Marcello Dell'Utri, per non avere commesso il fatto, per gli ex generali del ROS Mario Mori e Antonio Subranni, perché il fatto non costituisce reato, in primo grado erano stati condannati a 12 anni. Assoluzione anche per l'ex colonnello Giuseppe De Donno, che aveva avuto 8 anni. Tutti erano imputati del reato di minaccia a un corpo politico, minaccia lanciata dai mafiosi con le bombe. La Corte ha confermato invece la condanna per i boss Leo Luca Bagarella, riducendola da 28 a 27 anni di carcere, e Antonio Cinà, 12 anni. Segno che la minaccia mafiosa ci fu, con le bombe del 1992, Capaci e Via D'Amelio, e del 1993, tra cui Via dei Georgofili a Firenze e Via Palestro a Milano, ma gli uomini delle istituzioni imputati non la trasmisero ai vertici governativi. E nessuno, nel Palazzo del Governo, raccolse il ricatto. L'accusa per Bagarella è stata riqualificata in tentata minaccia al governo Berlusconi.